Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi guardate che cosa vi ho portato, un altro pacco di kit contenenti 4 uscite. Dalla prossima volta ho visto che ci sono ben 5 numeri, non ben 4. Quindi l'hanno fatto per agevolarci e finire prima il modellino. Io ho fatto un calcolo che lo dovrei finire, se tutto va bene, 2 pacche al mese a febbraio, ok? Se tutto va bene. Io non vedo l'ora di costruire questo fantastico modellino, quindi non perdiamoci in chiacchiere e vediamo i componenti, perché abbiamo trovato in questo unboxing, in questo pacco, abbiamo trovato per finire l'orologio che si può già attivare e vediamo le funzioni di kit, che cosa fa, quindi non vedo l'ora di farvelo vedere. Questo è il numero. Questo, dicevo, è il numero 47, il fantastico orologio. Si inizia ad assemblare con il numero 45, non 47. E comunque è fantastico, ok? Io ho ordinato già l'altro pacco, ecco perché so perché ci sono 5 uscite, vabbè, si poteva anche lo saperlo. E nulla, quindi queste sono 4 uscite, come vi ho detto. Qui abbiamo il numero 43 che dobbiamo collegare tutti i cavi per far andare l'orologio. Ok, quindi guardate quanti matassa di cavi, peggio della DeLorean, la macchina del ritorno futuro. E guardate quanti componenti, quindi non vedo l'ora di assemblarlo. La scheda elettronica abbiamo e il numero 42 è questo qua, quindi inizieremo da questo ad assemblarlo. E poi abbiamo anche il numero 44 con altri cavi, ragazzi. Guardate che spettacolo di cavi. Guardate quanti cavi. Bene, iniziamo subito. Vi faccio vedere che ci sono i fascicoli dal numero 42 al numero 45. Ce ne sono ben 4 e ce la dovremo fare a fare tutti i 4 numeri. Quindi iniziamo subito a vedere il numero 42. Non vedo l'ora di far accendere i motori a Kit, l'auto parlante degli anni 80. Ok, iniziamo con il numero 42. Andiamo. Ed eccoci qua con il fascicolo numero 42 che vediamo. Allora, c'è la caccia al tesoro, come potete notare. Aspettate un attimo che stringo, ok? E praticamente è l'episodio 13, stagione 2. Un archeologo e avventuriero muore e lascia a sua figlia la mappa di un tesoro. L'opera è composta da 110 uscite e costano, quindi la prima ci abbiamo dato 50 centesimi, la seconda 5 euro e dalla terza in poi 11 euro. E qua c'è tutta la storia come sempre. Io ho letto solo quella prima parte lì che vi ho fatto appena vedere. Non ci soffermiamo sulle scene del film che sapete già. E a noi ci interessa la guida al montaggio. Qua ci sono diverse immagini, sfaccettature ed eccole qua la roba elettronica. Quindi in questo numero inizieremo a installare i cavi dei fari, degli interruttori, delle luci, delle portiere e dell'altoparlante. Io non vedo l'ora di farvi vedere questa fantastica roba. Questa io volevo, questa è elettronica e io non vedevo l'ora di ricevere il mio orologio di kit e il cinturino e gli altri accessori ci saranno nel prossimo pacco. Quindi preparatevi anche nel prossimo, che sarà uno spettacolo. Niente di particolare. Qua c'è la scheda elettronica da collegare. Ecco cosa servono quelli che vi ho detto l'altra volta. Dopo li vedremo perché li dovremo usare. E poi il risultato finale, quindi abbiamo già abbastanza cavi. E poi si va avanti. Quindi qua il tubo post indietro. Ragazzi, la funzione più famosa di Kit è anche una delle più spettacolari. Oltre a permettere alcune manovre apparentemente impossibili, i salti consentiti dall'aumento della potenza di propulsione del motore a turbina sono infatti anche estremamente gradevoli dal punto di vista estetico. Qua parla del tubo post, la funzione più importante di Kit. Ok, iniziamo con l'assemblaggio del numero 42. Andiamo a vedere che cosa bisogna fare. Ragazzi, per prima cosa dovete recuperare il vostro modellino di Kit. C'è un po' di polvere perché è da un po' che non lo uso. E fissiamo la scheda elettronica qua.
Vediamo dove, bene, di preciso. Comunque la scheda elettronica, guardate che bella, vi faccio vedere meglio nel dettaglio. Comunque se il video dura troppo, io faccio diverse parti per far andare questo fantastico modellino. Vedete, questa è la scheda elettronica, bene, la installiamo con 4 viti PM, qua si dice, praticamente qua. Quindi adesso vi faccio vedere meglio da vicino, appunto la telecamera se riesco più da vicino. Ok, e sono 1, 2, 3, 4 dovrebbero essere così, no. Adesso li metto poi la posizione, poi dopo vi faccio vedere dove va, ok? Sì ragazzi, va posizionata come vi ho detto, quindi semplicemente dobbiamo metterla in questi due perni e due perni sottilissimi, quindi fate attenzione a far coincidere che è elettronica, quindi non spaccate nulla. Quando siete sicuri che avete allineato nei fori, la avvitate con queste fantastiche viti PM4 e noi ci vediamo fra un po' con la parte veloce, che metto il video veloce, sono queste viti qua, ok? Dicono anche che Kit fa schifo come modellino, cioè è pieno di difetti, ma non è così, non è vero, perché bisogna saperlo anche montare, cioè inutile e che dovete dire che fa schifo, non è così. Comunque lo avvitiamo quando siete sicuri. Ok, metto la parte veloce. Ok ragazzi, abbiamo messo la scheda elettronica con 4 viti PM, avete visto, non vi ho fatto vedere un passaggio, cioè vabbè, tagliato la parte, ma niente di particolare quando stavo avvitando queste viti qua, ho messo in pausa un attimo, ma niente di particolare. Ok, andiamo avanti e adesso inseriamo tutti i connettori, il primo è il porta batterie, quindi mi raccomando guardate il disegno dove va. Quindi lo dobbiamo collocare nello slot C, nella scheda elettronica. Quindi lo slot C, vi faccio vedere dov'è. E io di schede elettroniche le ho ben assemblate ben poche, perché ho fatto Kit e DeLorean. Buona, fine. Questa è la mia seconda scheda elettronica. Scrivetemi qua sotto nei commenti qual è la vostra, cioè se avete fatto altre schede o avete montato altri modellini. Comunque, vedete, qua c'è scritto C, quindi dobbiamo inserirlo semplicemente qua. E sì, dovrebbe essere nel primo. Esatto. Quindi lo mettete bene, eh? Mi raccomando, non fate danni. Mi raccomando, non fate danni e lo premiamo fino in fondo. Ok, semplicemente è andato, vedete, dovete, se non va dentro vuol dire che avete sbagliato il punto e quindi facendo leva potete spaccare lo spinotto ed è un bel problema, mentre facendo così no. Andiamo avanti a mettere l'altoparlante, quello che fa andare il clacson e il volume della voce di Kit, quindi lo mettiamo nel connettore del cavo, quindi nella scheda elettronica. Ok, semplicemente se lo danno qua nella fustella dove ci danno la scheda elettronica, e questo è l'altoparlante di Kit, fatto veramente bene, due stagnature qua e il cavo S.
semplicemente lo mettiamo qua nella scheda elettronica sempre. Quindi andiamo a recuperare un po' la scheda elettronica, scusate un attimo. Ok, avviciniamo un attimo la macchina e semplicemente lo mettiamo. Io avevo sbagliato anche a mettere l'altoparlante che andava dall'altra parte, comunque vabbè. E quello che abbiamo assemblato la volta scorsa, il tappino, semplicemente va qua dentro. Lo girate con il cavo rivolto verso così. Non si capisce bene. Aspettate che controllo e poi vi dico. Sì, ragazzi, l'unica posizione è questa, quindi lo mettiamo così semplicemente. Ed è facile. Non c'è nulla di complicato in questo modellino, cioè. Non capisco perché dicono che c'è dei difetti e che fa schifo. Il cavo invece lo dobbiamo, il cavo S lo dobbiamo mettere nel secondo spinotto che si trova, adesso vi faccio vedere meglio, scusate, aspettate un attimo che metto a posto, che si trova qua, quindi semplicemente lo dobbiamo spostare qua, mettetelo giusto, 1 e 2, che sia chiaro. No, ops. Ragazzi, bisogna metterlo così, di lato, non come stavo facendo prima. Quindi semplicemente lo mettiamo dentro così, lo spinotto. Ok, e lo allunghiamo qua. È un po' accorciato, il cavo da dire, però ci sta. Ok, andiamo avanti con la prossima fase. Quindi posizioniamo adesso il coperchio dell'altoparlante, che ce l'abbiamo sempre qua. Ok, e lo fissiamo qua semplicemente con due viti GM, in questi due fori, Ragazzi, così almeno abbiamo l'altoparlante sistemato. Allora, va semplicemente così. Va semplicemente messo così. Quindi lo fissiamo con due viti GM e ci vediamo fra un po' con la parte veloce, metto. Ok, ragazzi, l'abbiamo fissato anche qua, il coperchio della batteria. Adesso andiamo avanti con le prossime fasi. Quindi adesso mettiamo un connettore del cavo dello scanner che ci hanno dato, rifornito, allo slot A. Ok, andiamo a vedere qual è. Ok, ragazzi, l'ho trovato. È questo. Comunque non vi preoccupate che sono tutti contrassegnati con le lettere, eh? Quindi non vi potete sbagliare. Vedete, questo è la A. E quindi la A va lungo. Praticamente lo mettiamo. Tanto gli spinotti sono uguali, io deduco, quindi non c'è nessun verso, meno credo. No, non c'è nessun verso. Lo mettiamo semplicemente al terzo. Quindi cosa vuol dire? Che lo mettiamo qua. Quindi dovete contare 1, 2 e 3. Dopo questo incastro qua. Quindi dopo quello grande si va a questo. Semplicemente non si va dentro. Boh. Aspettate un attimo che ci guardo. Ok, ragazzi, era semplicissimo, praticamente andava infilato come questo il primo. Quindi tranquillamente si infila, semplicemente. È stato un po' complicato perché era lì ingarbugliato con la batteria, cioè l'altoparlante. Adesso colleghiamo il connettore del cavo singolo,
quello delle portiere, contrassegnato con la lettera B. Ok, vediamo un attimo qual è. B, io deduco che sia questo, esatto. Vedete? Ah, praticamente come quello della macchina del ritorno futuro, so che è diverso. Ah, questo ganzo qua, quindi non vi potete sbagliare. Interruttore per far aprire le portiere quando ci saranno. Adesso lo colleghiamo semplicemente. Però mi sa che non sia questo, perché ce ne sono diversi di B. Quindi B, ah, direi che solo questo, quindi non vi potete sbagliare perché ha solo i due spinotti, quindi ve ne accorgete. C'ha due estremità con due spinotti attaccati a questa presa e uno libero. Io deduco di mettere quello più lungo, quindi questo libero, e lo attacchiamo qua, semplicemente. Comunque faccio solo questa parte perché è veramente complicata e poi farò in seguito le altre. E sì, quindi faccio solo un video. Allora, dobbiamo metterlo nell'interruttore, se non ci sbagliamo, 1 e 2 dalla sporgenza di questo cavo qua. Quindi qua in mezzo, vediamo un attimo. Ok, ci siamo. Ecco qua, dentro perfettamente. Questo della batteria andava qua. Dopo ci guardo, non voglio fare danni, quindi lo lascio libero per il momento. Andiamo avanti adesso e inseriamo il connettore del cavo dell'interruttore. Quindi ok, contrassegnato con la lettera B. Quindi semplicemente colleghiamo da una parte questi due cavi che vi ho fatto vedere prima. Ci sono due estremità che si aprono così. Però attenzione, fate conto che non sono della stessa lunghezza, una roba del genere. Comunque quello della seconda parte verso e destra, se non vado errato, bisogna mettere questo più lungo, il cavo quello più lungo, sempre della B. Quindi qua c'è una presa, semplicemente lo dobbiamo collegare così. Quindi qua aumenta il cavo. Io deduco che sia anche aumentabile, perché è troppo corto anche questo, che è quello, no, scusate, quello della batteria no, invece. Secondo me ce lo fanno aumentare in futuro, quello dello scanner delle batterie, però non lo so, vedremo. Poi l'altro, che è più corto, è cortino da matti, vedete, lo mettiamo nella parte di sinistra, quindi semplicemente stessa cosa, ed ecco fatto. Quindi abbiamo i due cavi, uno lungo e uno più corto delle portiere, perfetto. Andiamo avanti e mettiamo il connettore del cavo del faro anteriore secondo, contrassegnato con la lettera R qua. E ok, quindi prepariamo gli altri cavi che vado a prendere. Ok ragazzi, ho sistemato l'altoparlante, praticamente avevo messo male l'altoparlante, attenzione vi ho detto, e dovete vedere gli spinotti dove vanno. Comunque ci sono tutte le lettere, infatti avevo visto prima, mi pare, che ci sono tutte le lettere, quindi non vi potete sbagliare. Adesso mettiamo la lettera R che abbiamo detto, e mi raccomando non sbagliatevi, quindi io deduco che il verso sia così, quindi rivolto verso come quello della S che era l'altoparlante, e lo mettiamo semplicemente a fianco all'altoparlante, quindi al cavo dell'altoparlante. Vediamo un attimo dove sono gli spinotti e vediamo. Ok, quindi va così, dovete vedere questi due fori, vi faccio vedere, sembra una cavolata ma non è, come sono messi questi fori. Quindi se sono messi, e dovete vedere dal circuito elettrico, dopo vi faccio vedere meglio. Ok, no, ok, l'ho messo,
l'ho messo. Andiamo avanti con gli ultimi cavi di proseguimento, quindi colleghiamo sempre contrassegnato con la lettera I sono tutti i fari, quindi del faro anteriore. Infatti qua c'è una presa diversa, faccio vedere, questa è la presa doppio spinotto e come abbiamo fatto con quelli delle portiere lo mettiamo semplicemente qua. Vedete che qua abbiamo un altro spinotto sempre nella lettera R e quindi facendo così abbiamo concluso il numero e collegando semplicemente questi due cavi. Li volevo mettere a fuoco ma... E sì. È un po' tribolante questo numero, comunque vedete, dovete vedere questi due spinotti, vi faccio vedere qua che è più semplice. E questi due, quindi quando avete, vedete, collegato tutti questi due, siete certi che va. L'ho imparato adesso. Ok, vedete, abbiamo collegato i cavi con i LED. Quindi ci sono diversi LED che andranno. Quindi abbiamo una matassa di cavi, non disordinate i cavi, quindi li mettete a disposizione. Io non vedo l'ora di farlo funzionare, kit, con le luci eccetera, non vanno senza tensione, senza l'orologio non vanno niente, è come un telecomando l'orologio, ok? Quindi dopo lo vedremo in un altro video. Io vi dico, mettete un bel mi piace al video, commentate qua sotto e attivate la campanella per ricevere tutte le mie notifiche dei miei video. Noi ci vediamo al prossimo video di kit, che sarà breve, che io non vedo l'ora di farvi vedere tutte le funzioni e accendere questo motore bestiale qua di kit. Quindi abbiamo messo i fari dell'accensione e posteriore delle luci, abbiamo messo i cavi delle portiere, abbiamo messo il cavo dell'altoparlante che così va le funzioni, i suoni eccetera, e il cavo della batteria che così fa andare l'alimentazione della batteria mettendo le batterie, ma lo vedremo più avanti. E poi abbiamo messo questo cavo qua che non mi ricordo che cavo è, adesso vi dico che cos'è. Praticamente è il cavo A, però è lo slot della scheda dello scanner. Ah, quindi fa andare lo scanner, quindi un proseguimento, vi ho detto, dello scanner della seconda uscita, quindi avevo ragione io. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, al prossimo video vi lascio con questa bella immagine, mettete un bel mi piace e iscrivetevi, commentate e attivate la campanella per ricevere tutte le mie notifiche di kit e degli altri miei video in generale. Ciao, al prossimo video, ciao.